In 8 mesi 3 furti sarebbero troppo. E io dico a questi benedetti signori che vengono a trovarmi, cioè aspettino un attimino almeno che mi metto a posto un po' le ossa e di conseguenza dopo magari possono venirmi a trovare di nuovo, ma cioè non in 8 mesi 3 volte. 30 settembre, 11 febbraio, 29 maggio, con una costanza da Guinness dei primati, l'Adrian oramai preso stabilmente di mira questo bar di Vallonga di Arzergrande, l'ultima incursione, rubando l'incasso e prodotti vari, migliaia di euro più i danni, ha costretto Emanuele Fava e il figlio Mattia a passare la notte a presidio del locale con la finestra sventrata. Ho ordinato le sigarette, però non ho neanche più un pacchetto di sigarette. Se osserva, mi hanno portato via tutto, cioè tutto, mi hanno svuotato, addirittura la piccola cassaforte che avevo in cucina, che adesso l'ho messa a posto, se la sono portata via. A furia di subire furti, il locale è difeso come un fortino, allarmi, sensori, telecamere che hanno filmato anche l'ultimo colpo. Si accucciano e vanno in bar, dentro strisciando. Vedi proprio il filmato che stanno strisciando. Una passeggiata nel retro bottega rivela tutte le incursioni di questi mesi fino al colpo di domenica. Il penultimo colpo che hanno fatto, se vede c'è ancora lo sporco che hanno fatto le inferriate nuove e ho buttato dentro tubi da mezzo metro sul muro proprio perché non riescano più ad aprirla. Qua non sono riusciti a entrare per il semplice motivo che ho fatto questo, hanno scassinato, se vede, ma non sono entrati. Questa è nuova, l'hanno rifatta ieri mattina perché ho dovuto dormire qua la notte. L'ho rinforzata questa con tubi, se guarda i tubi sono da 10 mm. Ladri organizzatissimi, quindi in grado persino di scardinare una finestra, ma Emanuele Fava non vuole arrendersi, il bar è già riaperto.